Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Nella recensione di oggi vi porto un obiettivo molto particolare che è il 60 mm f2.8 della Sigma per, udite udite, Sony E-Mount. Per intenderci, Sony E-Mount è quella che montano la 5100, la 6300 e questa gamma di macchine fotografiche APS-C, e penso che questo sia uno già dei primi punti di forza di questa lente, che monta facilmente su questo tipo di camere che al momento ancora dispongono di pochissime, veramente pochissime ottiche da comprare. Infatti nella maggior parte dei casi ancora ci si rivolge ad adattatori esterni che fanno perdere la stabilizzazione quasi nel 100% dei casi praticamente, e anche dell'autofocus. Questa lente invece va nativamente su queste mirrorless di casa Sony APS-C, ma, e questo è un ma molto molto grande, ho appena visto un video, ce l'ho lì sul computer, di uno che dice di aver messo questa lente che, stando alle specifiche tecniche, è per APS-C, lo ha messo sulla 7R2 che è una full frame. Io non lo so cosa siccome abbia fatto, o se ho capito male la questione degli mount. Per quelli di voi titubanti che dicono ma che me ne frega del 60 mm, è un'ottica, che è una focale che non mi serve a niente, su Amazon ci sono anche la versione da 30 mm e da 19 mm, sempre f2.8, sono praticamente identiche a queste, cambia solo la focale. In descrizione comunque trovate i link alle versioni che vi ho appena nominato su Amazon. Per quanto riguarda la costruzione di questo obiettivo non ci si può aspettare molto perché costa 170 euro. Sì, sono tanti soldi, ma per un obiettivo non sono niente. 170 euro anche le altre versioni per questo pezzo di plastica. Penso che in alluminio non ci sia quasi niente di questa cosa. Sembra che ve lo stia spacciando per uno Yong, uno 35 o 50, però fidatevi, è della Sigma. Come costruzione, dicevo, non è molto robusto, lo si sente, cioè si ha una certa sensazione sicuramente migliore di un obiettivo completamente cinese, però comunque questo penso lo sentiate tutti. Una cosa che poi forse avete notato mentre ve l'ho fatto vedere è che non ci sono pulsanti, infatti l'unico controllo che si ha è quello del fuoco, che però si imposta sulla macchina fotografica. In pratica dovete impostare se volerlo manuale o automatico. Infatti dispone di fuoco automatico, ma manca purtroppo di stabilizzazione, che a 60 mm potrebbe essere un po' una mancanza. Parliamo sempre di fuoco e guardate questa cosa qua. Questa qui liscia è la ghiera, ma per quale cacchio di motivo dovreste mettere la ghiera liscia? Uno che lo vuole usare in manuale qua si ritrova un po' in difficoltà, anche nell'eventualità doverci attaccare un follow focus, perché fare questo è molto molto scomodo se la ghiera è liscia. E io dico, non costa niente metterci un grip, per quale motivo avete fatto questo design che, a parte che non è bellissimo, ma perché ci dovete mettere la cosa liscia? Parlando di prestazioni, l'autofocus, come vi dicevo, è estremamente veloce. Io oserei quasi paragonarlo a quello che ha la Sony con i suoi obiettivi kit, è veramente veramente veloce. La nitidezza e la distorsione sono gestite benissimo, anche a partire dall'apertura massima, quindi la f2.8, c'è una nitidezza incredibile sia al centro che ai bordi, e questo è un aspetto da non sottovalutare, perché di solito le lenti economiche tendono a essere fighe, ok, nella parte centrale f2 non ha la massima apertura, e poi comunque tendono a fare schifo nei bordi. Invece questa, ragazzi, vi giuro che ha delle prestazioni incredibili anche ai bordi. Per quanto riguarda invece la distorsione, da quel che vi posso dire io e anche dai test che ho visto, praticamente ce n'è zero di distorsione, questa è una cosa molto positiva. Un piccolo problema di vignettatura, dicono si registri a f2.8, che va a diminuire ovviamente mentre chiudete il diaframma. Io non sento molto questo problema. Una cosa che però non gestisce benissimo, come molti vorrebbero, è i flare. Purtroppo non li gestisce molto bene. Pazienza. Vi lascio i testi di questa magnifica lente che, se non ve ne eravate accorti, è una lente art, e ci vediamo alla fine per vedere se vale la pena prenderlo o no. quindi di questo video. Vale la pena prenderlo se avete, come una grandissima fetta di utenza adesso, una mirrorless Sony, quindi la A5100, la A6000, la A6300, quelle lì. Questo penso che ci debba essere, o questo comunque una delle altre versioni. Perché? Perché è un incredibile upgrade dall'obiettivo kit, che come apertura fa schifo, come lunghezza focale, insomma dai, sempre 16-50, almeno questo vi permette di spingervi un pochino oltre. Io lo vedo molto bene questo obiettivo come obiettivo per ritratti, perché considerate che su APS-C diventa un 90 più o meno, giù di lì, e io personalmente lo vedo molto bene nei ritratti, sia per la focale, per l'autofocus, per la gestione della nitidezza e per il magnifico bokeh che fa a 2.8. ok, non è un 85 1.8, però è un incredibile upgrade da quello che avete con la Sony normale. Eventualmente anche per qualche paesaggio, se dovesse capitare, si comporta tranquillamente bene, però io lo vedrei principalmente come obiettivo da ritratti. E non so, vi lascio anche il link di quel video bellissimo, assurdo, che usa il tipo con la 7R2, che è, sembra un video cinematografico. Lì sì, c'è la qualità della macchina, però tenete conto che è stato fatto con questa lente qui, quindi è una lente che vi fa un grande sfondo sfocato e vi dà una grandissima qualità e automatismo. Quindi tenete bene in considerazione questi fattori. E per quello che costa, ragazzi, 170 euro, in confronto alla competizione, diciamo, di obiettivi Sigma, scusate, di obiettivi Sony, è incredibile. Mi basta pensare al fatto che il 50mm f1.8, che non è neanche tutto sto granché, costa 300 euro, quello della Sony originale. Quindi io ve lo consiglio, sì, sia per le foto che per i video. Naturalmente se siete delle persone che fanno vlog, questo non lo potete usare perché è troppo zoomato, o se fate solo paesaggi non vi conviene, magari pensate a quel 19mm. Quindi direi che l'unica cosa che rimane da fare è una sommossa popolare per dire a Sigma per quale cacchio di motivo ha messo la ghiera liscia qua, che comunque è una cosa che si può passare sopra, però io dico: perché siete lì e cos'è che avete in testa mentre pensate ma ci dobbiamo mettere una ghiera, ci mettiamo quella col grip oppure quella liscia? Voglio sapere cosa hanno in testa quelli della Sigma quando dicono mettiamoci quella liscia. In descrizione trovate il link di Amazon per comprare questo obiettivo o le versioni 30-19mm, a seconda di quello che vi interessa, che sono disponibili anche per sensore micro 4/3. Io vi ringrazio per aver guardato il video. Se avete consigli per altri prodotti da recensire, lasciate un commento qua sotto e noi ci vediamo in un prossimo video.